Iniziamo bene questo video dicendo che non mi andava di togliermi il pigiama. Perciò oggi vedrete solo i miei piedi e loro due. Benvenuti a certi cerebrolesi che fanno cose! Cominciamo subito, con questo video do il via al quarto concorso della comunità di certi tizi che fanno cose. Mi avete rotto le scatole per mesi e ora eccolo qui. Il tema del concorso sono le fan art. Madri, quali tipi di fan art stavolta? Per fan art si intende qualsiasi elaborato in 2D o in 3D che utilizzi i personaggi e possibilmente anche le ambientazioni della serie animata. Non ho capito. Potete fare disegni, disegni con vignette e mini fumetti, anche usando il vostro stile e reinterpretando il design dei personaggi, senza però disintegrarli completamente. Soltanto? Potete fare brevissime animazioni in 2D, animazioni in 3D e, dato che siamo sullo stesso filone, anche ad esempio immagini in 3D e mini fumetti fatti in 3D. Adri, ma io so disegnare solo personaggi in stile furry. Potete applicare tutti gli stili che volete, facendo personaggi in stile Minecraft, Rick e Morty, Adventure Time, fumetti americani poco raccomandabili, insomma so fatti vostri. Quindi posso fare i furry? Vecchiaccio pervertito. Ma quindi quali sono i premi per gli avanzi di galera che parteciperanno al concorso? Il primo posto potrà vedere un suo personaggio di fantasia prendere vita, che ricreerò in 3D seguendo le sue descrizioni, sempre però limitatamente a quello che è il mio stile di modellazione. Il vincitore potrà quindi conservare un massimo di 5 immagini e pose del personaggio come da lui richieste. Potete insomma vestire un personaggio da gallina e dirmi di fargli fare la dab. Posso chiedere un personaggio furry? E ciò te lo vieni a prendere? Dai Dio, sei stanco e devi prendere le pillole. Ma io volevo solo un coniglietto da coccolare. Coloro che invece si aggiudicheranno il secondo e il terzo posto potranno richiedere gratuitamente un logo per i loro profili social. Normalmente queste cose le faccio a pagamento, quindi apprezzate la mia divina misericordia. Vogliamo dare informazioni pratiche per partecipare? Ovviamente, il concorso parte da oggi e si concluderà domenica 14 ottobre. Avete quindi ben 2 settimane di tempo per dare vita al vostro aborto. Per partecipare dovete compilare il breve modulo, il cui link è in descrizione. Lì dentro inoltre troverete tutte le informazioni complete per partecipare al concorso. Ora però chiudiamo questo video che è stato fin troppo imbarazzante. Furry! Lo faccio? Sopprimilo.